E allora eccoci qui ad esaminare questo confronto tra la GoPro e la Xiaomi YI 4K Plus, la GoPro e la Hero 6. Ho realizzato questo filmato e sto facendo il commento proprio guardandolo, diciamo assieme a voi, e si può notare intanto i parametri base sono quelli descritti qui nel video, quindi 2,7K, 50 fotogrammi per secondo, lo stabilizzatore attivato in entrambe le macchine, Y Balance Auto, i colori sono GoPro Color per la GoPro e YI per la Xiaomi, quindi diciamo sono quelli di default delle due videocamere. Non c'è quindi nessun intervento chiaramente di altri parametri, non c'è intervento in post-produzione, questi sono i file così come escono dalle due videocamere. Quello che possiamo notare innanzitutto è come funzioni la stabilizzazione assai meglio nella GoPro rispetto alla Xiaomi. La GoPro è alla nostra sinistra, la Xiaomi a destra e credo che sia chiarissimo che la stabilizzazione è migliore nella GoPro. Un'altra differenza notevole è la colorimetria. Vediamo i colori più freddi della Xiaomi, mentre GoPro ha i colori più saturi, i colori più caldi che la contraddistinguono, diciamo perlomeno contraddistinguono questo modello Hero 6. E si può dire che comunque in post-produzione si può intervenire chiaramente per modificare la colorimetria. Questo è un primo confronto fatto in daylight e penso che possa essere utile.